fatto in questi 5 anni a sostenere e promuovere quelle che sono le politiche del consumo consapevole, legati appunto a uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. È chiaro che sono dei segnali. Da questo punto di vista, in questi 5 anni l'intera giunta e l'intera maggioranza di questa circoscrizione ha pienamente lavorato su questi temi, a volte con risorse assolutamente ridicole, e la capacità di proseguire su questi temi ha portato a dei risultati concreti, e brevemente li ritrovate in una rivista che noi abbiamo fatto, 5 anni di buone pratiche. Noi 2 anni fa abbiamo inaugurato, ve lo ricordate, il distributore del latte di Cascina Giaione con centinaia di litri al giorno prelevati, latte crudo. A fianco siamo riusciti a ottenere il distributore di acqua pubblica. Lo ricordo come l'acqua pubblica è quella più controllata in assoluto e anche più sicura, non siamo noi che lo diciamo, ma sono dati assolutamente incontrovertibili rispetto a quelle che sono le analisi e i controlli che la città di Torino attraverso la SMAT realizza. Acqua pubblica che viene ovviamente refrigerata, rinfrescata, può essere prelevata a 5 centesimi sia naturale che anche gasata. Altro elemento importante è qui un distributore di prodotti ecosolidali, e quindi abbiamo ottenuto anche da un punto di vista amministrativo un percorso molto complicato, e cioè il fatto che siamo riusciti a cambiare un bando cittadino per i distributori delle macchinette, a pretendere noi della circoscrizione che all'interno di questo bando ci fosse l'obbligo da parte del distributore, che è una società di servizi, la Distomatic, di inserire anche la distribuzione dei prodotti ecosolidali. Quindi ogni volta che voi inserirete quella monetina nel distributore automatico, realizzate un qualche cosa che ha una ricaduta straordinaria in tutto il mondo.